Beach Stocks, e quindi ecco cosa c'è da sapere sui titoli legati al turismo. Se il turismo, se il settore tornerà in qualche modo a rivivacizzarsi e a riprendersi dopo un periodo pesante, in qualche modo lo sta già facendo, credo Giorgio. E allora vediamo anche se ci sono anche qualche titolo da seguire, insomma, che può magari dare il là a per qualche investimento interessante. Giorgio, a te la parola. Sì, è vero, finalmente ci stiamo avvicinando a questo periodo di potenziali vacanze, come tutti gli anni, cercheremo di farlo sicuramente con estrema sicurezza per tutti, o perlomeno lo spero, insomma. È vero, beach stock, ovvero una delle frasi che vengono utilizzate negli Stati Uniti. Cerco di condividere il mio schermo, così magari mostro un paio di slide per spiegarmi un pochino meglio. La scorsa settimana abbiamo parlato Eccolo. Di Fatman e di Fang che si sono trasformati in Fatman, quindi di grosse società. Oggi parliamo di beach stock, ovvero i titoli legati al settore booking, entertainment, airlines, cruises e hotels, quindi tutti i titoli che in qualche modo rientrano nel settore dei viaggi e anche dell'intrattenimento. Perché intrattenimento? Perché ci sono alcune peculiarità su diversi titoli legati al mondo delle scommesse sportive. Pensate che dal 2018 ad oggi, negli Stati Uniti, in oltre 20 stati, sui 50, 51 che compongono gli Stati Uniti, sono state legalizzate le scommesse sportive. Si è calcolato che una grossa fetta di quei fondi che l'amministrazione Biden ha regalato, mettiamola così, a diversi americani per affrontare il periodo di Covid è stata utilizzata sia nel trading online ma anche nelle scommesse sportive. E ci sono dei titoli che negli ultimi 12 mesi sono cresciuti tantissimo al rialzo, sovraperformando di molto i maggiori, anche le big tech americane, titoli come Penn National Gaming che ha incrementato la propria capitalizzazione di oltre 600 punti percentuali, quindi una crescita davvero forte. E questi titoli rientrano appunto nel comparto Beach, in qualche modo, che come dicevo è rappresentato da Booking, la più famosa piattaforma di prenotazione online per quanto riguarda viaggi di lavoro o di svago, chiaramente, che ha nettamente sovrapperformato lo Standard & Poor's 500. Vedete qui, zoom ancora un pochino, lo Standard & Poor's 500 negli ultimi 12 mesi circa ha avuto una performance superiore al 43%. Tanti titoli hanno sovraperformato questa percentuale, come appunto Booking, che piazza lì più 50% di capitalizzazione, quasi passando dai 64 miliardi del marzo del 2011 ai 97 miliardi di marzo 2021, scusate, a marzo 2020 e a marzo 2021, quindi una netta crescita esponenziale. E se ci ragioniamo sopra, non è una cosa così giusta dal punto di vista dei fondamentali. Lo sappiamo, la borsa ragiona tanto in prospettiva e quindi si incrementano le posizioni long, si sono incrementate le posizioni long in vista di una ripresa. Ma in effetti Booking non ha riportato questo grosso incremento a livelli sia di prenotazioni che di entrate e di utili, chiaramente. Ma tant'è, e sta andando così anche sui titoli che rappresentano, Giacomo, il comparto aereo. Infatti qui sono riportate un po' le principali compagnie aeree degli Stati Uniti che anche in questo caso hanno sovrapperformato lo Standard & Poor's 500 riportando netti incrementi. E anche qui stiamo parlando di un settore che secondo le stime si riprenderà nel 2024, tornerà solamente nel 2024 ai livelli pre-Covid per quanto riguarda il numero di viaggi e di passeggeri. Quindi anche qui ci si sta esponendo in forte proiezione su determinati titoli, come American Airlines, ad esempio, che è passata dai 7 miliardi del marzo dello scorso anno ai 14, quindi un raddoppio completo della capitalizzazione di mercato, mentre ci sono chiaramente altri titoli che invece non guadagnano in capitalizzazione di borsa così tanto, ma comunque, come vedete, portano a casa dei buoni risultati, come può essere su Delta Airlines. Bisogna anche lì specificare di compagnie che se fanno viaggi solamente nazionali all'interno degli Stati Uniti o internazionali, quindi in tutto il mondo, e magari sono un pochino più penalizzate. Parlavamo quindi di entertainment, quindi anche Disney, che
che è diventata enorme dal punto di vista della capitalizzazione, sopra i 350 miliardi, nonostante, se ci pensate, tutta Disney World è stata chiusa per un anno intero, arrivando ad avere grossissime perdite dal punto di vista di fatturato a Orlando, e anche per quanto riguarda il numero di dipendenti, perché ne furono licenziati tantissimi. Però qui c'è anche un discorso di piattaforma online, di tutto quello che sta arrivando anche in Italia, ora senza fare pubblicità a nessuno, ci mancherebbe, però anche lì c'è la piattaforma streaming Disney Plus che sta guadagnando sempre più terreno, anche a discapito di una come dire, di Netflix, quindi un'altra big di questo settore. Altro comparto di queste beach stock è ora di queste beach stock, e ora andremo magari a analizzare qualche titolo molto velocemente sul comparto degli hotel e dei resort. Anche qui grosse fette di capitalizzazione in incremento rispetto ai 12 mesi precedenti, nonostante, come dicevo, non sono così forti i numeri su prenotazioni e viaggi anche in proiezione da qui ad agosto. Quindi la borsa continua a scommettere, i grossi fondi di gestione continuano a scommettere su questi titoli. Vedremo se poi da qui a qualche mese riusciranno a portare a casa questa grossa scommessa, anche perché con i prossimi due grafici vediamo, ecco, quanto dicevo prima sul comparto aereo, la crescita negli ultimi anni del settore delle grosse compagnie di aeromobili è stata fortissima, poi il crollo dovuto alla pandemia, e le proiezioni parlano purtroppo di un ritorno sopra i livelli del Covid a partire dal 2023-2024. Ma come abbiamo visto, questa è una grande scommessa che, ecco, una piccola curiosità, magari è sfuggita al mitico Warren Buffett, proprio perché nei mesi precedenti lui stesso ha ammesso di non aver colto la palla al balzo su determinate compagnie aeree, chiudendo delle posizioni e non riacquistando quando i titoli sono andati poi a colpire dei minimi storici. Ultimo grafico che vi voglio mostrare è legato alla... Intanto beach stocks, per chi non l'avesse ancora capito, non è che abbiamo deciso noi di dargli un nome così, insomma, che richiama situazioni vacanziere. Sta per booking, entertainment, airlines, cruises e hotels, quindi i settori che vanno a comporre, insomma, un ambito, appunto, in qualche modo che è legato al turismo, ma che poi appunto racchiude anche più settori, non per forza quelli appunto legati, scusate, alle vacanze, ma appunto anche Disney, ad esempio, può rientrare in questo ambito. Insomma, l'abbiamo visto nel ragionamento di Giorgio. Peraltro hanno riaperto i parchi di divertimento, ma per ora si parla solo del bacio non consensuale da parte del principe e di Biancaneve, ma è meglio non parlarne, se no rischiamo veramente di fare sorvolare. Sì, direi di sorvolare nettamente su quest'ultimissimo aspetto. Ecco, poi l'ultimo comparto relativo chiaramente a quella che è la sfida tra gli hotel e Airbnb. Si parla tanto di Airbnb, adesso lo analizzeremo, perché è sostanzialmente l'hotel più grande al mondo, se ci pensiamo, un numero di camere che supera nettamente tutte le principali catene di hotel americane. Questo è proprio un'infografica che riporta il numero di potenziali camere che può avere Airbnb contro tutte le altre grosse catene di hotel americane. Però ecco, questo ultimo grafico in realtà non porta poi così tanta fiducia, questo è un pochino strano, da parte degli investitori su Airbnb, perché le grosse compagnie aeree abbiamo visto che continuano a salire e tantissimo. Invece, se andiamo a prendere il grafico di Airbnb, quotato chiaramente in America, noteremo che la quotazione nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, è scesa in area $160. È vero che parliamo di un titolo quotato non da tantissimo tempo, da dicembre, però è molto interessante guardare proprio il grafico, perché notiamo questa crescita da dicembre, proprio dopo la quotazione, nei primi mesi di questo 2021, con una quotazione che era salita in area sopra i $215, quindi un netto incremento rispetto
come detto anche all'IPO iniziale, una crescita di circa 70-80 punti percentuali, e poi negli ultimi mesi, negli ultimi 2 mesi, un decremento della quotazione che ora ha portato con la chiusura di ieri ad una rottura sostanzialmente di quell'area supportiva, o comunque siamo veramente nei pressi di quest'area supportiva, esattamente, proprio lì sul livello 360-162 dollari. Ripeto, il grafico, lo storico è molto breve, quindi in realtà non sappiamo bene cosa potrebbe accadere se il titolo anche oggi aprisse a ribasso, però ci pone degli spunti di riflessione interessanti. Ripeto, il comparto aereo continua a crescere nonostante non ci sia questa forte ripresa. Airbnb, che punta sul numero maggiore di camere, l'abbiamo visto in tutto il mondo, o comunque negli Stati Uniti d'America, in questo momento sta flettendo molto di più rispetto alle altre catene di hotel. Come dire, forse c'è qualcosina anche lì a livello di tasse che sta iniziando a salire anche per quanto riguarda la questione dell'azienda Airbnb, e forse i principali investitori non credono più molto a questo titolo, che inizialmente, come avviene poi nella stragrande maggioranza delle IPO nel settore, porta a rapidi incrementi, salvo poi iniziarsi un pochino a chiudere. Quindi chi ha Airbnb in portafoglio, ecco, secondo me farebbe bene a pensare magari di limitare l'esposizione, addirittura di chiudere e aspettare le prossime 2-3 settimane, proprio perché questo movimento potrebbe portare ad un ritorno addirittura sui minimi della quotazione, quindi anche area 120-125 dollari. Questo per quanto riguarda Airbnb. Abbiamo ancora un qualche minuto per osservare altri titoli di cui che magari insomma abbiamo accennato durante il tuo ragionamento. Non so su quale ti vuoi concentrare, perché me ne avevi anche segnalati diversi, dallo stesso Booking a quelli che riguardano i trasporti come Royal Caribbean, Expedia o Carnival Cruise Lines. Insomma, quali possono essere un paio che ci aiutano a fotografare un po' la situazione? Beh, potremmo parlare in effetti di Booking. Andiamo su Booking. Perché il titolo qui in controtendenza nettamente ad Airbnb, ed è questo un pochino il segnale un po' strano tra Booking e Airbnb. In controtendenza completa è andato nelle ultime giornate a segnare i nuovi massimi storici, ancora una volta, 2.500 dollari su un titolo che appena... anche prima della pandemia, se vogliamo prendere il 2019, era quasi sulla metà dell'attuale capitalizzazione. E lo abbiamo visto con la prima infografica all'inizio di questo collegamento. Ora il titolo sta ritracciando, quindi dopo i massimi storici sta tornando un pochino giù, una buona area di acquisto, secondo me, potrebbe essere tra i 2.150 e i 2.200 dollari, ovvero su quella linea che si nota molto chiaramente, che può fungere proprio da spartiacque su un eventuale movimento di rialzo ulteriore, oppure un netto ribasso come magari sul titolo Airbnb. Esatto, questo è un pochino il movimento che potrebbe, Giacomo, verificarsi nelle prossime settimane, quindi andare a ritestare quell'area supportiva sui 2.150-2.200 dollari per poi ripartire nuovamente in forte rialzo anche per quanto riguarda la quotazione di Booking. Un altro titolo che potremmo in effetti andare a considerare, prenderei American Airlines, sì. AISIN AAL, perché? Perché è uno di quei titoli del settore aeromobile che in effetti sta funzionando meglio, passatemi questo termine. Nelle ultime 2 settimane, anche verso la fine del mese di marzo, si è saliti a testare quell'area di resistenza intorno ai 25 dollari. La ripresa della quotazione è molto forte. È molto forte, anche se paragonata ad un altro titolo del settore come Boeing, che inizialmente cresceva tantissimo e poi si è completamente fermato nelle ultime settimane. Qui invece, per quanto riguarda American Airlines, il massimo di metà marzo è arrivato quasi a colpire i livelli del pre-Covid, quindi in qualche modo sostanzialmente chiuso quel gap che si era prodotto con la caduta del Covid. E questo perché è un titolo interessante? Perché la tendenza è chiaramente rialzista, lo si vede, quotazione che si continua a muovere dentro questo canale rialzista, con i minimi ovviamente sul mese di novembre, come quasi tutti i titoli americani, ed ora si sta approcciando quest'area supportiva che in qualche modo è stata già verificata sul finire del mese di aprile, tra i 20 e i 19 dollari per quanto riguarda il titolo American Airlines. E qui
Se nella prossima settimana verrà nuovamente superata al rialzo area 22,50 dollari, diventa decisamente interessante questo titolo da cavalcare anche fino alla fine dell'anno, quindi su una tendenza di medio periodo, soprattutto per chi lavora da cassettista, lo sappiamo, chi compra oggi per avere un titolo in portafoglio tantissimi mesi. Ecco, puntare su un titolo come American Airlines potrebbe davvero ripagare con buoni profitti nei prossimi 6-8 mesi. Attenzione solamente all'eventuale perdita ed un ritorno sotto i 19 dollari, perché lì si potrebbe considerare terminata questa fase di esplosione al rialzo della quotazione. Dunque, questo per quanto riguarda American Airlines, titolo che fa parte insomma di questi beach, ma ci po potremmo segnalare appunto anche altri che ho citato poco fa: Ryanair, Lufthansa, insomma Boeing lo ha citato anche Giorgio, Expedia, Royal Caribbean e Carnival Cruise Lines. Ci sono anche delle domande che ci sono arrivate per te, Giorgio, ma a cui purtroppo non riusciamo a rispondere. Ricordiamo eventualmente insomma i tuoi canali, così insomma chi vuole necessariamente la tua visione può magari contattarti privatamente. Sì, mille grazie. Semplicissimo, basta googolare GIPA Trading, si viene ricollegati al canale Telegram dove giornalmente vado a condividere tutte quelle che sono le mie idee, le mie intenzioni di mercato. E allora, insomma, mi raccomando, seguite il canale Telegram di Giorgio, a cui dico grazie per questo approfondimento sul settore del turismo, a livello internazionale ovviamente, e beh, insomma, che altro dirti? Buon lavoro e ci sentiamo presto. Mille grazie a te per l'invito, buon lavoro anche a te e buona giornata a tutti.